Snodo cruciale in chiave terzo posto, il Pescara ha la grande possibilità di accorciare, sono 5 infatti i punti che separano le due squadre. Out Giambo, Veroli squalificato, rientrano Drudi e Pompetti, Frascatore dal primo minuto, ultima gara da titolare lo scorso 23 ottobre a Siena, davanti con Clemenza e Ferrari, Dursi preferito a Clemenza, o meglio a Rauti per essere più precisi. Nel Cesena sono 5 le assenze, Calderoni, Mulè, Missiroli, Zecca e l'ex Rigoni, 4-3-2-1. Rientrano Ciofi in difesa, Ilaria a centrocampo, Steffè play panchina per Brambilla, davanti Caturano e Pierini a supporto di Bortolussi. Tutti e tre hanno realizzato 28 gol, il Pescara padrone del campo sin dalle battute iniziali. Queste sono le prime schermaglie, siamo proprio all'inizio della partita, c'è questo lancio da parte dei giocatori romagnoli, poi ancora al decimo un cross, il tentativo operato da Ilari, ma c'è un fallo, Ilari va a segnare, l'arbitro aveva già fischiato il fallo di Ilari, la spinta da Tergo ai danni di Ingrosso, dunque viene fermato il gioco dal direttore di gara, il signor Fiero di Pistoia, si arrabbia anche senza motivo a dire il vero il tecnico del Cesena William Viali. Il Pescara comincia ad alzare i giri del suo motore, c'è questo tentativo operato da Clemenza che viene murato da Favale, il terzino sinistro della formazione guidata da William Viali. 24esimo minuto del corso del primo tempo, il gran lancio di Pontisso, poi Clemenza che aveva ricevuto da Zappella, bravo Ferrari a girarsi e eludere l'intervento del suo dirimpettaio Ciofi, ma non trova però il bersaglio. 28esimo minuto, fa muovere la difesa su questo calcio d'angolo, la difesa romagnola, il Pescara, il guizzo rapidoso sul cross di Frascatore di Mirko Drudi, Cesenate Doc, cresciuto nel vivaio del Cesena, secondo sigillo in questo campionato, a distanza di quasi 5 mesi, aveva già segnato contro l'Olbia lo scorso 31 ottobre, questo è un gol importantissimo, il tocco di Ingrosso, non perfetta la difesa del Cesena, ma è stato molto intelligente il Pescara a far muovere la difesa cesenate che appunto si difende a zona. Siamo al 35esimo minuto nel corso del primo tempo con la Pescara in vantaggio per una rete a zero, bravissimo Ingrosso a contrastare Steffè dopo un errore di Sorrentino in fase di impostazione, poi ancora Pescara con Clemenza, la palla che viene giocata in mezzo, poi la respinta, il tentativo di Dursi con la sfera che termina altissima sopra la traversa della porta difesa da Nardi. 42esimo minuto nel corso del primo tempo, vediamo Dursi, va a puntare il suo dirimpettaio, il suo diagonale, non ci arriva per pochissimo Ferrari che va a dire qualcosa al suo compagno di squadra, naturalmente Dursi aveva calciato verso la porta romagnola, poi ancora Clemenza, il suo sinistro viene bloccato a terra all'altezza del suo primo palo, del primo palo di competenza naturalmente, da Nardi, l'estremo difensore del Cesena. Siamo al 45esimo, manovra sempre dal basso il Cesena, altro errore, c'è un fallo subito da Ferrari, Pontisso va a calciare, segna il gol del 2-0, ma l'arbitro aveva già fischiato il fallo subito da Ferrari ad opera di Candela. La manovra dal basso ha creato tanti problemi al Cesena, tante palle perse in uscita dalla formazione romagnola, qui sbaglia l'arbitro che non accorda la norma del vantaggio. Secondo tempo, altro errore in fase di costruzione, c'è Clemenza col destro, il piede debole diciamo così, però è bravo Nardi a battezzare il pallone sulla sua sinistra, a deviare la sfera in calcio d'angolo, ma il Pescara cresce, un crescendo questo rossiniano, c'è questo tentativo di Ferrari che viene anticipato dall'estremo difensore del Cesena. Siamo al 55esimo, contropiede del Pescara sul rilancio, vediamo Ferrari che fa sportellate, difende il pallone, poi il servizio per Clemenza ad opera di Dursi e Clemenza che calcia sul primo palo, ancora attento, molto puntuale l'intervento l'estremo difensore del Cesena, ancora Clemenza, poi per Pontisso che si coordina stilisticamente, un'ottima giocata di Pontisso che però non trova la porta. 60esimo minuto, il cross di Zappella, non ci arriva Ferrari, poi di testa in mezzo Pontisso, c'è grande sofferenza nelle retrovie del Cesena, difesa che poi si salva spedendo il pallone in fallo laterale, uno sciupio che continua, tanto spreco da parte dei biancazzurri, il tentativo in acrobazia ambizioso di
di Eugenio Dursi. Eugenio Dursi che però ha fatto registrare un buon impatto sul match, sicuramente una buona partita. Quindi Tonin, il suo traversone. Tonin è entrato in corso d'opera, la palla termina direttamente in fallo laterale. Ancora Pescara, 67esimo, con Pontisso che può avanzare, palla al piede, poi il corridoio con i tempi giusti, l'inserimento di Dursi, la palla viene poi allontanata dalla difesa romagnola. Ancora Pescara con Ferrari che mette in mezzo Frascatore, la volée, questa è una chiara opportunità per chiudere i conti, tiro centrale, nessun problema per Nardi. Sul versante opposto c'è il tiro su punizione di Favale con l'intervento, l'unico di questa partita, di Sorrentino. Siamo all'84esimo, naturalmente il Pescara negli ultimi minuti si difende, non è riuscito a chiudere i conti. Qui c'è un intervento, meglio, c'è Sorrentino che blocca il pallone, si scontra con un suo compagno di squadra, però si rialzerà senza conseguenze per fortuna. 90esimo, sono 4 minuti, anzi 5 i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Entra anche in Zita che farà la mezzala, Zita che non è entrato benissimo nel corso di questa partita. Attacca il Cesena alla ricerca del gol del pareggio, Pittarello, ma c'era stato anche il fischio dell'arbitro. Pittarello è entrato in corso d'opera, l'attaccante, e poi ancora la formazione romagnola con questo tentativo di Ciofi, colpisce male in acrobazia Pittarello al minuto 93 con il fiato sospeso il Pescara. Altri 2 minuti di recupero, finisce qui l'incontro. Il Pescara batte il Cesena 1-0, decide, o meglio ha deciso Drudi al 28esimo del primo tempo. Per la prima volta all'inizio del campionato il Pescara batte una squadra che lo precede in classifica, vale a dire il Cesena non era mai riuscito in questo intento, e dunque il Pescara che si porta a meno 2 dal terzo posto.